mio nome è Adama, vengo dalla Costa d'Avorio. Sto qua in Italia quasi 4 anni. Mi chiamo Lance Sacco, vengo dalla Guinea. Sono arrivato qui in Italia nel 2016. Il progetto della Caritas mi hanno accolto, mi hanno dato una casa per dormire e mi hanno aiutato a trovare il documento e il lavoro. Per ringraziarlo ho deciso di aiutare per fare il volontario. Io ho fatto questo percorso con Caritas, per cui ormai sono 5 anni che io ho rotazione dei ragazzi, ai quali faccio lezioni di italiano, di botanica, di giardinaggio, ma soprattutto faccio l'integrazione. L'integrazione dei ragazzi della Caritas, al di là di quello che uno pensa sull'immigrazione, che sia favorevole o meno, la cosa secondo me è che non è inaccettabile che una volta che questi ragazzi sono qua si faccia finta di niente. Per cui vedere un ragazzo che ha una potenzialità, ha delle capacità, ha dell'energia, magari anche delle competenze in certi casi, è avvilente, direi più che per lui, proprio per noi che non sappiamo cogliere questa potenzialità. Sono andato in ufficio Caritas. Mi hanno detto che si può lavorare con la gente per fare lavoro volontariato. E mi piace perché facciamo tante cose. Adesso in questo momento io sto studiando. Adesso ho fatto la terza media nel 2018. Io vorrei fare elettricista per fare il mio futuro. Secondo me è molto importante rompere il muro dell'ignoranza e della non conoscenza, perché poi conoscendo tutte le persone capiscono anche l'interlocutore che hanno davanti e ognuno di noi alla fin fine trova anche, tira fuori anche la parte buona. Mentre quando sta chiuso da solo nel suo guscio, nella difesa gretta e avara dei propri interessi, diventa un po' un nemico di tutti e quindi non riesce neanche a cogliere certe cose che poi sono il mondo che diviene e che non si può certo mutare.